a tutti ragazzi, da Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Farming Simulator 19. Allora ragazzi, proseguiamo la nostra serie. Dunque, innanzitutto avevamo, diciamo, il problema del macchinario qua per la legna, che io appunto non avevo visto, che richiedeva molta più potenza, diciamo, rispetto ai nostri trattori posseduti. Quindi anziché diciamo andare a comprare un nuovo trattore, ho deciso che, visto insomma il prezzo di un nuovo trattore con una potenza adatta, ho deciso che meglio a questo punto riportare il macchinario al negozio, semplicemente lo rivendo e vado a comprare invece il macchinario per la legna, per fare il cippato, che non richiede tutta questa potenza, così almeno ci risolviamo il problema. Poi qua dovrò prendere assolutamente diciamo l'aratro per tirar via il cotone che c'è lì, perché tanto il cotone appunto non lo andrò a fare, perché questo è il campo di default che abbiamo, diciamo lui ci dà già del cotone, ma i macchinari per fare il cotone, come abbiamo già visto in un episodio, mi sembra in una live, richiedono veramente una cifra troppo esagerata, e per un campetto del genere non me ne vale sinceramente la pena né noleggiarli né tantomeno comprarli. Quindi in quel campo lì poi lo andrò a tirar via e ci facciamo eventualmente qualcosa d'altro. Quindi intanto riportiamo questo macchinario, così vediamo di andare a comprare invece quell'altro. Perfetto ragazzi, allora eccoci qua arrivati appunto al negozio. Allora portiamo questo di sotto, così vediamo di andarlo a vendere, e poi cercherò di imparare io la lezione di leggere un po' meglio, diciamo, la descrizione degli attrezzi anziché comprare così a random, perché come detto non mi ero assolutamente accorto che richiedeva tutta questa potenza per poter funzionare. Ma vabbè, poco male d'altronde, spero, diciamo, che vi possano essere utili anche i miei sbagli per non rifarli voi. Comunque qua ci danno 80.000, quindi va benissimo, direi che vendiamo. Perfetto, e andiamo a questo punto a comprarci qualcosa appunto sempre per il cippato. Quindi vediamo un attimino gli attrezzi per la silvicoltura. Dunque, questo pianta gli alberi nel terreno direi che non ci interessa. Allora, potrebbe essere questo qua che produce esattamente il cippato, non viene richiesta potenza particolare da quello che vedo, ma invece era questa qua che vedete, richiedeva diciamo 250 cavalli. Questo invece non richiede nulla, che tra l'altro è il macchinario che già avevo comprato, mi sembra, in una serie del 17. Quindi direi che va bene, prendiamo questo, configuriamo. Vabbè, qua abbiamo solo le ruote, direi di lasciare queste qua, sì, e direi assolutamente di comprarlo. Perfetto, dunque ora io volevo vedere un attimino una cosa, perché ho visto che ci sono anche dei nastri trasportatori molto interessanti che magari si potrebbero anche prendere per facilitare un attimo. Vabbè che no, questo ce l'ha già il nastro. No, c'è già il nastro, quindi va benissimo così, direi, sì, tanto poi da qua butta fuori il cippato. No, va bene così, va bene così. Allora, direi che facciamo questo, anche perché vorrei appunto, come detto, iniziare a produrre un po' di cippato per insomma vedere soprattutto quanto ne ricaviamo. Io adesso non ho ancora controllato i prezzi, ma comunque li andremo a vedere, perché può essere utile soprattutto quando poi ci sarà appunto la season, che sicuramente attiverò non appena appunto uscirà nel mod hub. Spero che esca quanto prima, perché come detto sia la season che la more realistic sono due mod che, sapete, io adoro, per cui speravo di vederle, diciamo, inserite nel gioco di default. Purtroppo non è stato così, quindi attendo. Dove cavolo sto andando? Ok, quindi attendo, diciamo, speranzoso che escano quanto prima, e quindi mi porto già avanti col discorso della legna, perché sicuramente con la season, come si sa, in inverno non è possibile fare granché, per cui conviene appunto tenersi, diciamo, un macchinario pronto per poter in qualche modo fare legna, così da guadagnare un po' di soldarelli. Dovremmo prenderci anche poi un campo per poter magari piantare degli alberi, o ne dovrò comunque piantare in giro, perché sennò adesso non è più possibile, come sapete, in questo farming andare a tirar via gli alberi in giro per la mappa, ma dobbiamo farlo, e possiamo farlo solo nei terreni di nostra proprietà. Quindi stessa cosa per il taglio dell'erba, per cui questa è una cosa che apprezzo particolarmente,
perché comunque era un po' poco realistico il fatto di poter andare in giro e di sboscare zone così a random, in maniera molto selvaggia senza rendere conto a nessuno, diciamo, era un po' poco credibile. Invece adesso giustamente il terreno deve essere comunque di nostra proprietà e poi allora ci possiamo fare quello che vogliamo, sia con l'erba sia con gli alberi, quindi questa è una cosa che apprezzo veramente veramente tanto perché dà sicuramente molto più realismo. Allora, questo macchinario è bello pesantuccio, però quantomeno poi funziona in autonomo, quindi non ha bisogno, diciamo, di potenza al trattore, diciamo così, per poter funzionare, quindi siamo assolutamente tranquilli. Allora, quindi vediamo adesso di metterlo sempre dietro il capannone, dove ho già un po' di legna, così proviamo quest'oggi insieme a fare un pochettino appunto di cippato, poi naturalmente proseguirà anche la serie, diciamo ci saranno altri episodi sicuramente in live, e quindi insomma vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina delle notifiche, ragazzi seguitemi anche su Twitch perché sapete che streamo contemporaneamente anche su Twitch e lì le notifiche vi arrivano. Ok, sono rimasto impantanato? Seriamente sono rimasto bloccato, vabbè sganciamo. Ok, allora ho provato a allinearlo meglio. Ah, ok, adesso va perché non avevo messo bene il carrello. Perfetto, adesso vedete che sta scaricando in automatico appunto il nostro cippato. Perfetto, perfetto. Sì, quindi bisogna posizionare bene il carrello dietro perché sennò il macchinario ovviamente non ce la fa, diciamo, a prenderlo. Perfetto, l'importante è saperlo perché come detto non mi ricordavo più, quindi ho dovuto fare un attimo di prove. Perfetto, allora ripuliamo un attimino la zona. Mazza al volo, l'ho tirato dentro quello, perfetto. Che qua in una delle ultime live dove c'era anche Corsaro e Alessandro, appunto abbiamo anzi loro mi hanno sistemato un po' di alberi. Dove cavolo l'ho tirato? Quello mi sa che l'ho tirato esatto dall'altra parte. Qua è un po' un casino. Sicuramente l'altro col fatto della gru era un pochettino più comodo, però vabbè, dovremmo riuscire comunque a farlo lo stesso. Vediamo se questo lo prende. Forse lo prende? No? No, non lo sta prendendo. Devo metterlo forse così. Vediamo se così lo prende. No? Vediamo se lo prende così. No, allora proviamo un attimino a tagliare anche questo. Perfetto, ok. Dai, adesso così dovrebbe andare in teoria, sì. Buono, oh, perfetto, ok. Sì, dovevo effettivamente sistemarlo meglio. Va bene, perfetto. Qua stiamo caricando il nostro cippato. Quant'è? Voglia, ce ne sta ancora un bel po'. Mi sa che neanche con questo riuscirò a riempirlo tutto, però va bene, non è un grande problema. Ok, ragazzi, allora sto mettendo su tutta la legna che appunto avevamo già precedentemente preparato con Corsaro e Alessandro, così almeno vediamo di ripulire un attimo questa zona e dopodiché proviamo ad andare appunto a vendere il cippato. Vediamo un attimino dove lo possiamo vendere, soprattutto quanto ce lo pagheranno. Adesso devo andare a spingere in là tutti i tronchi perché tendono a incastrarsi lì e quindi poi non li prende. Comunque mancano, diciamo, questi ultimi tre pezzi. Dopo vediamo di sistemare il tutto. Vediamo perché penso ne sia venuto fuori comunque parecchio di cippato. Non tant'è bene, non credo riusciremo a riempire tutto un carrello con un albero, però comunque insomma un po' di soldarelli dovremmo riuscire a farli con questo carico. Vediamo un attimino quanto ce lo pagheranno. Allora, buttalo lì, perfetto. Ok, dovrei aver ripulito tutto, non mi pare che ci sia più nulla. C'è un ultimo pezzettino qua. Dopodiché andiamo su a spingerli dentro e via. Perfetto. Allora, andiamo su a vedere. Ottimo, si vedete perché si incastrano qua, quindi ok, facciamoli andare. Oh, perfetto, perfetto che stanno andando, quindi facciamoli andare tutti. Buono, che lì va su appunto il nostro bel cippato. Vedete come se la viaggia qua dentro. Mi sa che l'abbiamo riempito quasi tutto, comunque. Non è che manca effettivamente tantissimo. Allora, qua direi che spegniamo un attimo. Ah no, accendi perché c'è ancora un pezzettino. Ce n'è ancora un pezzo che mi è scappato, voleva fare il furbo. Eh no, invece
Non lo fa il furbo, vai dentro. Perfetto. Vai, vediamo di fare anche questo, almeno direi che siamo a posto. La colza è comunque in fase di crescita, quindi direi che sta procedendo bene. Nel frattempo che noi comunque abbiamo fatto il cippato. Ok, controlliamo bene, ma qua non mi pare che ci sia più nulla. Dopo devo passare anche a tagliare un po' di... A tagliare un po' di erba, effettivamente. Allora, staccala un attimo. Perfetto, questo direi che lo possiamo spegnere qua. Abbiamo spento e direi che a questo punto è quasi pieno, eh? Come vedete abbiamo fatto 17.000 e passa di cippato, quindi abbiamo un bel carico. Allora andiamo a vedere un attimino dove si vende. Intanto guardiamo un attimo il prodotto, colza girasoli, qua non me lo dà. Vediamo se ci dà tipi di prodotto. Sali sul veicolo, no, qua vabbè, ci dà solo i veicoli. Dunque, vediamo un attimino il cippato dove lo possiamo vendere. Allora, vediamo, credo che sia, penso in segheria, credo che l'unico sia in segheria. Dovrebbe essere questo il cippato. E dovrebbero appunto comprarcelo in segheria perché sì, è l'unico prezzo che mi dà la segheria, quindi penso che sia effettivamente questo. Ok, allora direi che lo mettiamo sulla mappa, non è neanche lontanissimo, quindi direi che andiamo a questo punto alla segheria a portare il nostro bel cippato e vediamo quanto riusciamo a farne. Diciamo che abbiamo 17.000 litri e passa. Quindi non è comunque male. Vediamo un attimino se riusciamo a farci qualche soldarello che non fa mai male. È vero che abbiamo ancora 751.000, però dobbiamo comunque poi comprare altri terreni, dobbiamo fare un bel po' di cose, quindi credo che sia su di qua, penso. Ed eccoci qua, arrivati alla segheria. Perfetto, quindi vediamo di entrare così. Ottimo. Ok, qua abbiamo la segheria. Dunque, giriamo un attimino qua queste varie strutture. Molto ben fatta anche la segheria, devo dire, molto bellina. Molto bellina. Vediamo un attimino dove lo scarico, perché qua sicuramente potrò lasciare anche i tronchi, ma in linea di massima si potrà vendere, penso, anche il cippato, credo. Allora, vediamo un attimino il simbolo, cosa ci dice qua. Dunque. Vendi legna. Ma ho venduto? No. Vendi legna, però qua mi vende la legna intera. Credo che, non so, posso scaricare già qua? No. Dove lo vendo io il cippato? Forse di là si vende. Ok, sì, esatto, perfetto. Scarichiamo quindi il nostro bel cippato qua nel mucchio. Quindi qua alla segheria si va a vendere per l'appunto il cippato, perfetto. Quindi lo vendiamo in questo mucchio, dall'altra parte vendiamo invece i tronchi, quelli interi praticamente. Va bene, beh dai, abbiamo fatto alla fine 2004 con, mi pare fosse solo un albero, quello che era stato tagliato, quindi 2004 di cippato per un albero direi che non è assolutamente male. Perfetto, riportiamo quindi il nostro trattore carrello in farm e a questo punto ragazzi nel prossimo gameplay sicuramente andremo a diciamo prendere i frutti del nostro primo raccolto dei due campi che appunto abbiamo diciamo precedentemente seminato. Come detto mi dovrò poi occupare del campo con il cotone, devo tirar via come detto il cotone perché tanto quello non lo vado a raccogliere, magari vado a seminare qualcos'altro, vediamo se mettere soia o eventualmente sempre colza. Qua comunque la nostra colza direi che sta andando più che bene. L'ultima cosa che facciamo ragazzi insieme è quella di passare magari un attimino di fertilizzante in entrambi i campi, già che ho il trattore questo qua con le ruote fini, quindi ok, il carrello per adesso lasciamolo un attimo qua, poi vedrò di sistemare un po' diciamo gli attrezzi. Dovrei mettere anche un altro capannone, magari lo potrei mettere da quel lato, adesso vediamo, perché effettivamente iniziamo a starci un po' stretti, quindi prendiamo
Lo prendi questo, Ciccio? Ok, grazie. Perfetto, sì, fertilizzante ne abbiamo ancora. Va bene, perché questo visto che iniziava a essere un po' a secco come fertilizzante, per cui secondo me conviene dargli una passata. Allora, questo com'è? Erbacce no, beh, anche questo fertilizzato è del 50%, mentre... Ah no, però questo fertilizzato 100% mi dà, quindi è ancora a posto. No, allora devo solo dare una passata qua. Ok, allora diamo solo una passata a questo campo. Vediamo i comandi perché non mi ricordo. Apri copertura. Ok, niente, semplicemente la abbassiamo un pelino e andiamo poi ad accendere. Ok, andiamo a passare qua un pochetto il nostro campo, così vediamo di fertilizzare questo, che mi crescerà appunto in maniera un po' separata, perché del resto l'ho seminato un po' ad cavolo, però fa niente. Ok, andiamo di qua, perfetto. Ok, vedete che col trattore gomme fini, diciamo, non corre il rischio di distruggere praticamente il nostro raccolto. Poi se andasse anche dritto magari sarebbe meglio, ma fa niente. Ok, giriamo di qua e diamo un'ultima passatina qua. Perfetto. Ok. Ottimo, ottimo, così almeno siamo a posto. Controlliamo adesso anche un attimo le galline, che non mi pare abbiano fatto uova, quindi non so adesso ogni quanto le fanno queste caspita di uova, perché al momento non mi hanno fatto nulla. No, non vedo cartoni di uova in giro. Abbiamo un po' di sporco, quindi dovremmo anche pulire. Devo prendere assolutamente un qualcosa con una benna sul davanti per riuscire a pulire per l'appunto il recinto delle galline, perché sennò diventa un problema. Però io non ho al momento, perché questo è quello col peso fisso, non ho trattori che hanno purtroppo, diciamo, il caricatore frontale, perché anche questo no, anche lui, il John Deere ha il peso fisso, quindi mi toccherà comunque prendere un qualcosa che abbia una pala sul davanti, perché vedete qua ogni tanto slerciano. E di conseguenza devo andare di tanto in tanto a pulire. Ora, io non so se magari qua, ecco, negli animali, produttività al 96%, uova 0, frumento ce l'hanno, pulizia vedete che è già al 60%. Vediamo un attimino se nella categoria pale gommate ho magari qualcosa di piccolo, perché questo è un po' grandino, mi sembra un po' eccessivo. Pinze, abbiamo queste, però o che mi prendo questa, la Manitou, e poi gli attacco su, diciamo, la pala, che mi sembra un po' sprecato perché al momento abbiamo solo questo. Magari mi potrebbe essere più utile prendere un trattore piccolo con il caricatore frontale, e poi attaccargli su appunto magari qualcosa. Insomma, gli attrezzi che comunque mi necessitano, perché secondo me sarebbe effettivamente la cosa migliore. Tipo il Massey Ferguson ha il caricatore frontale. Sì, ecco, ad esempio un bel Massey Ferguson ha eventualmente il caricatore frontale con 105 cavalli. Potrebbe magari non essere effettivamente male come soluzione. Vabbè, al massimo ci penso e poi eventualmente lo vediamo magari nel prossimo gameplay, così facciamo un po' di pulizia. Magari faccio andare avanti un pochino il tempo, così vediamo anche nel prossimo gameplay di fare il nostro primo raccolto per l'appunto di colza. Tanto ormai non dovrebbe mancare tantissimo, perché vedete che qua abbiamo fase di crescita, quindi vabbè, non dovrebbe mancare tantissimo. Anzi, in realtà il 24 è già pronto per la raccolta. Quindi questa, ah no, il 24 però il cotone, sì, ma questo, come abbiamo detto, non ci interessa, per cui vabbè, questo lo tirerò via. Comunque la colza non manca tanto, per cui sicuramente nel prossimo gameplay lo faremo. Va bene ragazzi, quindi io direi che posso concludere qua questo nuovo gameplay dedicato appunto a Farming Simulator 19. Abbiamo visto insieme nuovamente il cippato, quindi con
Questo macchinario che non richiede per cui potenza specifica di nessun trattore, per cui lo potete tranquillamente utilizzare senza grossi problemi. Abbiamo visto che comunque anche col cippato sicuramente si riescono a fare diciamo un po' di soldi. Quindi vi invito come sempre a lasciare un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e se vi va seguite anche su Instagram, lo trovate qua sotto in descrizione. Detto questo vi saluto, noi ci vediamo al prossimo gameplay, ciao belli!